Ciao a tutti, oggi prepariamo un piatto della domenica. Faremo delle pappardelle con un sugo di vitello, carciofi e zafferano. Ingredienti per due persone: 300 g di pappardelle, 250 g di bocconcini di vitello, 2 carciofi, mezza cipolla bianca, una bustina di zafferano, olio extravergine di oliva di ottima qualità e sale. Per dare un aspetto più rustico a questa ricetta, tritiamo al coltello la carne. Lo facciamo noi senza farla passare al tritacarne dal macellaio. La ricetta appunto avrà un aspetto molto diverso, più rustico. Io qui ho preso dei bocconcini di vitello, ma si può fare in sostituzione anche con dell'agnello. Poi prendiamo un carciofo, l'abbiamo pulito insieme mille volte, quindi già pulito, tolta la barbetta all'interno, tolte le foglie più dure esterne, lo tagliamo a spicchietti abbastanza sottili e lo andiamo a mettere in acqua e limone per circa una mezz'ora. Tritiamo finemente anche mezza cipolla bianca. A questo punto avremo già tutti gli ingredienti pronti. In una padella antiaderente mettiamo un giro d'olio e ci facciamo appassire lentamente la cipolla bianca. Dovremo fare due cotture separate, la carne da una parte e i carciofi dall'altra. Adesso, come appunto si sarà appassita la cipolla, aggiungiamo il trito di vitello e lo facciamo cuocere a fuoco abbastanza dolce, lo saliamo, lo lasciamo coperto e lo facciamo andare tranquillamente per un quarto d'ora, 20 minuti. Benissimo, in un'altra padella andremo a cuocere i carciofi, un giro d'olio, aggiungiamo i carciofi che sono stati in acqua e limone, li saliamo e li facciamo cuocere bagnandoli di tanto in tanto. Controlliamo le cotture, la carne tenderà a diventare un po' croccantina all'esterno ed è proprio quello che vogliamo. La cottura dei carciofi deve essere fatta in un ambiente un po' umido, infatti dobbiamo bagnare di tanto in tanto. Durante la cottura aggiungiamo una bustina di zafferano e vedrete che i carciofi prenderanno quel colore bellissimo tra il giallo e il verde. Li facciamo cuocere fin quando non li sentiamo belli morbidi e poi possiamo spegnere il fuoco e lasciarli riposare. Ultimate tutte e due le cotture, uniamo ai carciofi la carne ben rosolata e facciamo insaporire bene insieme. Con un sugo così rustico stanno benissimo le pappardelle, che in realtà è un formato di pasta che uso poco, ma è un peccato perché sono davvero buonissime. Come l'acqua bolle la saliamo e ci tuffiamo le pappardelle. Quando queste saranno cotte le scoliamo bene e le tuffiamo nella padella dove c'è il sugo di carne e carciofi. Teniamo sempre da parte, questo è un segreto quando si cucina la pasta lunga, un mezzo bicchierino di acqua dove hanno cotto le pappardelle, perché aiuterà a legare il sugo e la pasta e a lasciare il tutto un pochino più umido, un pochino più morbido. A questo punto avete due scelte, o parmigiano grattugiato o pecorino grattugiato. Questa è la ricetta di questa sera per la domenica. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Arrivederci!